Buongiorno, completamente struccata, ero in ritardo e non ho fatto in tempo, quindi ho i trucchi in borsa e in pausa lavoro mi truccherò, perché così devo andare, mamma mia, devo andare a una presentazione di Olio Volaz, un press day appunto, dove presentano la nuova linea. E non più posso andare così, cioè non farò grandi trucchi, ho giusto due robine in borsa, ma insomma diamoci un contegno, no? Facciamo le beauty blogger serie praticamente. Come al solito sono in ritardo, stranamente oggi sono alzata comunque presto perché ho patito l'ora legale, l'ora solare, l'ho patita, ho patito il cambio di ora. E quindi diciamo che il primo giorno poi ho vissuto completamente come se l'ora non fosse cambiata, perché non me ne ero ricordata, fatevo bis, quindi io praticamente ho cambiato tutte le cose che dovevo cambiare lunedì, ieri, e quindi ieri ero tutta rintronata, ho detto oddio, ma vabbè, quindi in sostanza questo è. La mia amica Ada, sappi che potresti essere in un mio video? Va bene, per questa volta accetto. Sono un po' bruttina. Questa volta accetto. Sì, perché di solito non è. Lei è Adina. Ciao, ciao. E siamo amiche da una vita. È vero. Sì, niente. Quanti anni è che sei a casa? Lei è la mia padrona di casa. Sì. Dal 2004. Cavoli. Quindi 15 anni. È pazzesco. Bene. Ciao. Ciao a tutte, ragazze. Ciao. Ciao, tesoro. E quindi niente, lei è la mia amica Dina, siamo amiche perché eravamo colleghe, lavoravamo in palestra insieme e poi dopo mi aveva affittato la sua casina, che era la casina di quando lei era giovane ragazza e viveva già da sola. Lei è una donna smart, ragazze, cioè dovete capire che Ada è veramente una delle donne più intelligenti, più smart, più piene di risorse che io abbia mai conosciuto, è dotata di un'ironia fuori dal comune, cosa che io apprezzo infinitamente negli esseri umani, nelle donne ancora di più, perché le donne spesso non sanno essere ironiche, autoironiche, non sanno cogliere, non sono veloci. Lei è una delle donne più veloci che io conosca. Bene, comunque dicevo, quindi ieri sono stata praticamente mezzo morta a casa, nel senso che non riuscivo a riprendermi, poi ho fatto un allenamento strong domenica. Non vi ho detto una cosa, vi ricordate che ero andata ad allenarmi allo Sporting Club Milano 3? E in pratica c'era l'open day, avevo deciso di andare a fare l'open day perché appunto c'era un mio amico che lavorava lì, ha detto vabbè ti vengo a trovare. E ragazzi, sapete che ho vinto l'abbonamento di 5 ingressi, perché non lo sapevo, c'era un concorso che io non sapevo, però mi sono fatta un selfie come al solito in palestra, mi sono taggata e mi hanno estratto e ho vinto l'abbonamento, quindi ho 5 ingressi, quindi la domenica andrò lì, che c'è anche la sauna, c'è un parco bellissimo dove prendere il sole, insomma è un bel abbonamentino da sfruttare la domenica. E che cosa dirvi? Basta, ci vediamo più tardi perché vi porto da Olio Volaz e quindi per il momento un bacio. Eccomi, come vedete la situazione, nonostante io sia morta, è migliorata perché mi sono truccata. Non ho fatto le riprese da Olio Volaz perché era buio, era un posto molto molto buio, quindi non si riusciva a vedere niente. Comunque hanno lanciato 3 prodotti per gli occhi. Eccovi. 3 prodotti per gli occhi, uno che è una crema da usare di giorno, ho giustamente contorno occhi, anti-rughe eccetera, ma con un po' di color corrector, ce l'ho qua, aspettate che magari ve la faccio vedere, e ha un po' di correzione colore, eccola qua, è questa, perché no, la proverò, vediamo un po' se mi piace. Poi c'era un altro tubettino rosso, che dovrebbe essere invece quello rassodante, firming ai qualcosa, e poi c'era un altro che invece era per le occhiaie, ma mi fa male il braccio. E non ho potuto riprendere appunto perché c'era veramente troppo buio. E ragazze,
ieri sono andata a letto tardissimo, nel senso sono andata a letto presto ma non riuscivo a prendere sonno, quindi fino all'1:30 ero sveglia e stamattina alle 6:30 come al solito ero in piedi, quindi adesso sto crollando, sto veramente crollando e mi sa che non ce la faccio ad andare in palestra, ma perché ho proprio sonno, mi cascano gli occhi e poi ho fame. Mi succede tantissimo quando non dormo a sufficienza, ho molta più fame durante il giorno, quindi non riesco ad andare in palestra se almeno non mi sono cibata. Quindi adesso vado a casa e vediamo un po'. In realtà voi sentite silenzio, ma io stavo preparando i pancake con I Will Survive di Gloria Gaynor. Na 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 na. Vabbè. Niente, ho deciso di fare sta genialata, di mettere tutti gli ingredienti qua. Sì, ieri ho fatto la manicure nera, in attesa che mi rifaccia le unghie la ragazza che me li fa. Ho limato un po' tutto e ho messo lo smalto, così sono più uniformi. Si vedeva molto la ricrescita perché lei è in vacanza e mi ha tardato di una settimana a rifarmele. Comunque, sto facendo i pancake e ho utilizzato questo shaker di Foodspring, che vedete è carinissimo perché innanzitutto si pulisce bene, quindi è comodissimo. Però ho deciso che metto qua dentro tutto e anziché andare con la forchetta a rimestare la pastella, diciamo, la shakerò. Quindi ho messo 50 di avena istantanea, che è pazzesca perché ragazzi è davvero istantanea, si scioglie all'istante ed è buonissima. Poi ho messo 100 di albumi e 50 di avena, 50 di schira e 100 di albumi, sì, ho detto bene. Adesso shakerò tutto, scaldo la padellina e faccio i miei pancake e ve li faccio vedere. Quindi vi raccomando questa, ragazzi, ve l'avevo già fatta vedere, credo, nelle 6 doni manie, se non sto sbagliando, ma la sto usando tutte le mattine per fare la colazione, la adoro. Vengono buonissimi, buonissimi, quindi semplicissimi e buonissimi. Adesso scaldo la padella e faccio i pancake, poi ve li faccio vedere. Ragazze, ma è mille volte più comodo, come ho fatto a non pensarci prima? Che, cioè, getti così, viene proprio... No, vabbè, ma sono tonta, viene strabello. Comunque sono in fissa con la piastra di ghisa per cuocere l'hamburger, la carne, infatti ieri sera, vedete, ho fatto i piatti e li ho messi qua. E l'ho pulita perché oggi mi voglio fare gli hamburger di pollo. Quindi, ottimo, metto il cappuccio. Mettiamo un saluto anche alla mia piantina. Laura, se tu mi stai guardando, la mia collega Laura aveva buttato sta piantina perché diceva quest'inverno che era morta. Invece la piccina si sta riprendendo, guardate, ha fatto pure i figliolini. Io mi commuovo davanti a queste cose delle piante, anche perché ho ammazzato il bonsai, non so se ve lo ricordate, Piero è morto. E qua invece abbiamo tutte le mie piantine grasse, guardate qua. Tutto l'inverno le ho tenute nella serra, gli ho fatto la serra con la plastica e niente, adesso sono lì. Dove sei? Ah sì, c'è anche l'altra piccina, ecco. Invece qua nelle vaschette volevo piantare qualcosa perché vedete sono vuote dall'inverno, però le grasse hanno resistito e lei si è ripresa. Piero è morto invece. Anzi, andiamo ad aprire la finestra del bagno e far girare l'aria. Voilà, che maestria! Avevo paura di non riuscire perché è inquadrata, quindi emozionante. Ce l'ho fatta. Pancake, vieni a malino, perché l'altro non sta più funzionando. Il primo pancake, quello piccolino, si è tutto mezzo attaccato perché la padellina è quel che è. Piccolino, che ho una fame, che ci vedo blu. Guardate che buono, il mio piccolo. Aumentiamo leggermente la fiamma. Triplo giro. 3. Voilà. 2. 3. Sono le 8, quindi dalle 8 del mattino ci rivediamo alle 8 della sera. Ho finito di lavorare alle 7:30 e sono fiondata a casa. Sono arrivata molto presto oggi, ho beccato le metro, no? Adesso sto andando in palestra. Sono stanca, ma stanca proprio, tanto stanca. Magari è normale dopo tutte le ore di lavoro, non lo so.
Però non vedevo l'ora di andare in palestra, perché anche se quando ci devo andare l'istinto di mettermi a mangiare, soprattutto perché ho fame, il periodo che sto facendo adesso di dieta da 1500 calorie mi porta ad arrivare a casa affamata, quindi più che altro vorrei stare a casa per mangiare, per il resto mi vorrei allenare, però essendo scarica soprattutto di carboidrati, così mi metto sul, verso la luce. L'idea è voglio andare a casa a mangiare, però entro, mi cambio ed esco, perché è l'unico modo per farcela, ragazzi. Entrare, cambiarsi e uscire subito. Quindi adesso vado, faccio femorali glutei e poi dopo cena e vado caputa a letto. Ma c'è domani mattina, voglio alzare presto perché devo andare a lavoro alle 10:30, ma voglio girare il video di domani prima di andare a lavoro. Ci vediamo dopo o domani, non lo so. La smartina è qui, si va. Buongiorno. Così. Buon appetito. Niente, c'è anche il caffè. Si inizia la giornata. Oggi ho messo 10 grammi più di marmellata, ammettiamolo, sono 40 grammi oggi. Avevo piuttosto fame. Vabbè. Buon venerdì. Ciao, come sono luminosa? Sono luminosa perché tutte le luci sparate, perché devo girare un video in più, perché ho fatto questo make up. Ho il pigiama. Ho fatto questo make up super luminoso con i prodotti di Paola P. Ragazzi, cioè, fighissimi. Bellissima, sia la BB cream che l'ombrettino, questo qua peschino, che è fantastico, piace tantissimo. Il mascara carino, ma non è il mio preferito rispetto a quelli con come si dice, con le setole di silicone. Quanto è bello, cioè è bellissimo. Sembra che io mi sia tipo spianata, perché vedete che ho questo illuminante che ve l'ho fatto vedere nel Get Ready. Non vi dovrei svelare le cose, ma tanto se vi ha fatto piacere l'avete già visto il Get Ready. Aspettate, ve li faccio rivedere. Sono questi qua. Questo è il Cake Pops, l'illuminante. Questo qua. Mentre questo, vedete, questo colorino qua, è quello degli occhi, che si può usare anche sulle gote, sulle gotine. Mentre l'illuminante, adesso ve lo faccio vedere, questo qua, mi piace tantissimo. Questa collezione è molto carina, poi c'è il Paint for Lips, sono bellissime. Però sapete che mi fa impazzire anche il contorno, da quando poi mi è guarita la dermatite. Sembra che io mi sia liftata, perché in effetti era tutta una questione di grinzitura, di disidratazione, e invece adesso è tutto tornato alla normalità. Comunque da stamattina ho lavorato al PC, sto scaricando anche Games of Thrones, ammetto, perché io avevo visto tutte le serie un po' così pasticciate, nel senso che le avevo viste ma facendo altro, cioè tipo che stavo lì col cellulare mentre guardavo le serie, quindi secondo me non le avevo ben capite, tant'è vero che mi mancavano un sacco di incastri, di parentele su Games of Thrones, il trono di spade, è molto molto importante questo, quindi mi ero un po' persa. Quindi devo ammettere che sto riscaricando la prima serie, perché Vittoria Alessandro, Vicky di Vittoria Sagir, canale extruc.tv, mi dice sempre: no, ma non è possibile che non ti sia piaciuto, se ti sei annoiata a vedere Game of Thrones vuol dire che non l'hai seguito bene. E quindi ho detto: adesso mi ci metto di puntiglio, quindi lo sto riscaricando. Ho lavorato al PC, ho lavato i panni, ho fatto due lavatrici, ho pranzato e adesso devo girare un altro video. Poi sono le 6:20, verso le 7:30 voglio andare in palestra e alle 9:30 mi voglio mettere davanti a Games.
Quindi, detto questo, io per il venerdì vi saluto. Ci vediamo domani. Domani è sabato, quindi mi tocca di nuovo andare alla Eurospin perché devo comprare le cosine perché devo comprare un po' di cosine per prendere il Marvel da portare a Ricky. Quindi, insomma, fra un po' palestra, mentre adesso mi preparo per il video, mi mangio una barretta. Mi fa molto piacere che molte di voi le abbiano provate e le abbiano trovate strabuone, perché sono strabuone. E io questa volta ho ricevuto la versione Crunchy Peanuts, vedete? Questa qua è proprio una delle più buone, forse. Con le arachidi, secondo me anche tipo caramello, insomma un gusto particolare dentro, è tutta morbidosa, strasaporita, bella grossa, perché sennò 65 milligrammi, cioè 65 milligrammi, 65 grammi, quindi mi mangio questa prima di andare in palestra, perché sennò muoio di fame fino alle 9:30, e poi circa mezz'oretta prima di andare ad allenarmi, quindi verso le 7, mi faccio gli energy aminos, quindi gli aminoacidi, quelli pre-workout, perché ho anche gli altri, i recovery, però mi farò appunto gli energy, che sono a base di citrullina, leucina, arginina, betalanina, isoleucina e valina. Quindi un pool di aminoacidi, che ricordo che leucina, isoleucina e valina sono i cosiddetti BCA. Mentre poi sono addizionati anche con citrullina, arginina, betalanina, e in pratica insomma vi danno un po' di energia pre-workout, soprattutto in questo periodo in cui sono un po' bassa di calorie, e quindi qualcosina che mi sostenga ci vuole. Mi ricordo che questi però li avevo presi l'estate scorsa, sto guardando quanto ne devo prendere, un misurino, sì, una porzione da 20 grammi, e sono 8,8 di proteine, mentre sono solo 2 grammi di carboidrati, appunto. Ed è molto buono questo al limone, mi ricordo che era il gusto che preferivo. Mi sono fatta mandare limone, ho scelto limone per i pre e arancia per i recovery aminos, cioè quelli post workout. Basta, detto questo, adesso mi metto al lavoro. Voi vedrete questo video domenica, quindi ci vediamo ancora domani. Magari vi faccio come la settimana scorsa, inseriamo nel wiki vlog lo svuota la spesa. Vi ricordo che se vi interessa acquistare le cosine di Foodspring che io uso, l'avena che vi ho fatto vedere in questo vlog, gli aminoacidi o le barrette o qualsiasi cosa voi vogliate, siccome io collaboro con loro, nell'info box trovate il codice sconto. Detto questo, ci vediamo domani. Ciao ciao. Eccomi, si va, sono le 9:15, sì, è tardi, è già tipo essere a letto, ma no, devo compiere il mio dovere, quindi mi sono messa questi leggings pazzeschi, mi piacciono da impazzire, guardate come si vede il quadricipite ormai, adoro. Va bene, mi sono messa questi leggings bellissimi, che sono quelli che mi aveva mandato Social Iras, e vado a compiere il mio dovere di sportiva. Momento di panic, perché ogni volta mi domando dove avevo messo la macchina. Sì, è qua, è qua. Quindi si va. Si va perché comunque sono carica, sono energica, sono motivata. Vai, 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 vai. C'è anche un po' di freschino, infatti ho messo il cappellino. Ho paura di ammalarmi. Questi qui sono quei giorni in cui ti scopri e ti fotte. Eccomi. Tornata adesso dalla palestra. Sono le 11. La fame è pazzesca. Ho broccoli, guardo lì, ma dovrei guardare lì, broccoli, la sogliola e delle fette di questo, di pane, questo qua, basta, credo che non mi spetti altro. Devo fare il calcolo con MyFitnessPal. Sto usando MyFitnessPal, mi trovo strabene, è praticissimo da usare. Non so se vi può interessare un video in cui vi spiego bene come funziona e come si usa. Sto raccogliendo un po' di info perché vorrei fare dei video, ve l'ho detto, volevo fare quello dei pasti,
della wiki settimana mangereccia. E poi vorrei fare appunto, magari ci metto dentro anche il MyFitnessPal, così faccio vedere queste cose qua se vi possono interessare. Ma se non l'avete visto, andate a vedervi questo make-up, che ovviamente adesso è sfatto perché ho, insomma, passato tutta la giornata, sono le 11, l'ho fatto stamattina e mi sono allenata. Però ragazze, è bellissimo, bellissimo, soprattutto la BB cream mi è piaciuta da impazzire. Quindi andatevela a vedere, perché dovrebbe già essere online quando voi vedete questo vlog. Sicuramente il sabato è andato online, il venerdì sera forse, sì, venerdì sera è andato online, perché adesso è venerdì, lo voglio mettere online fra poco. Sì, venerdì sera è andato online il Get Ready With Me. Io adesso mi prendo i Recovery Aminos, che sono appunto gli aminoacidi con però anche, come si dice, il maltodestrina. Quindi per recuperare subito mentre faccio la doccia, metto a cuocere il cibo. Quindi glutammina, maltodestrine e poi appunto i BCA, per cui ha leucina, isoleucina e valina. Ne faccio un misurino da 20 grammi, così come ogni post workout, e viene tipo una roba che sa di arancia, una spremuta, gusto spremuta d'arancia. Ci devo mettere dell'acqua, ma non posso usare quella che avevo in palestra. Peraltro adesso devo pulire il tavolo, perché questa bottiglia l'ho appoggiata per terra in palestra, che schifo, ma io pulisco sempre il tavolo tipo 20 volte al giorno, figuriamoci prima di pranzare o cenare. No, perché ci ho messo un drenante, di Erbolario e uno di Equilibra mixati, perché avevo delle bustine, le ho messe insieme in 1,5 litri. Ok, adesso mi bevo questo. Domani, non so se ve l'ho detto che ho vinto l'abbonamento, domani è domenica, quindi vado ad allenarmi allo Sporting Milano 3. Devo fare le... no, domani è sabato, sono sfasata. Domani è sabato, quindi ci si vede ancora. Domani devo allenarmi di nuovo, di mattina però vado, perché di pomeriggio ho un impegno. Faccio dorso e biceps. Invece domenica vado appunto allo Sporting Milano 3 e faccio quad e glutei, quindi il quadricipiti più richiamo glutei. Se riesco filmo la scheda della domenica, mi faccio appunto aiutare, in modo che così, oltre a quella che vi avevo già messo relativa a femorali e glutei, avete anche quella relativa a quadricipiti e richiamo glutei. Quindi tutte cose fitness che... mi sono venuto in mente che voglio fare, quindi ci vediamo domani. Ci vediamo domani, che è sabato, non domenica. Sono stanca, devo cenare, mi devo fare la doccia, devo mettere online il video. A domani. Buongiorno, sabato, giornata un po' brullina, così, un po' scemotta. Io ho già fatto un sacco di cose. Peraltro mi sono mangiata un pancake che stamattina è venuto strabuono, ragazze, strabuono. Il metodo dello shaker è super approvato, ve lo dico. Peraltro già da domani, che è domenica, parto con le riprese del What I Eat in a Week. Cosa mangio in tutta la settimana, così ve lo farò vedere settimana prossima. Farò colazione giusto quando la faccio diversa, nel senso che magari, cioè, visto che faccio quasi sempre il pancake tutti i giorni, metterò una volta il pancake, ve lo faccio vedere, insomma, ma già lo conoscete. Più che altro metterò pranzo e cena. Non sarà, come vi ho detto, un video di ricette fighe, è un video di idee per mangiare a, insomma, basso contenuto di calorie, perché in questo momento sono in ipocalorica, ma quello dipende poi dalle quantità. Più che altro un suggerimento di macro e di alimenti da utilizzare per i giusti macro e basta. Sto andando a fare benzina perché spero che sia aperto, cioè con l'omino del distributore, perché mi mette i punti nella tessera, quella che ho col cashback. E
e poi vado in palestra che devo fare dorso e bicipiti, poi torno a casa, pranzo, edito il video che ho girato, lo carico, poi di pomeriggio credo che non farò una beata mazza, ho deciso che almeno il sabato pomeriggio lo dedico a sollazzarmi a letto, riposarmi, leggere, vedere telefilm, cose del genere. Però verso le 6:30, 7 vado a fare la spesa all'Eurospin, che devo prendere il pupazzino della Marvel per Riccardo e devo anche comprare alcune cose che mi sono finite, come per esempio lo skyr. Vabbè, no, vado all'Eurospin, quindi non sarà skyr, però lo yogurt greco e l'acqua e poche altre cosine, giusto il tanto di spendere, insomma, per raggiungere la quota dei Marvel. Al limite, ripeto, questo mese farò un po' di scorta se compro qualcosa che non mi serve. Basta, questa sarà la mia giornata di sabato. Non uscirò stasera, credo, ma io sono una che esce pochissimo, ragazzi. Cioè, a me, sono al semaforo, diciamo, a me mi dà fastidio uscire, non ho mai voglia, ho più voglia di stare a letto a leggere un libro. Eccomi, aspettate che provo a rimettervi. Ok, dicevo, mi piace di più stare a letto a leggere un libro, vedere la TV, fare cose del genere. Basta, dai, ci vediamo nel caso più tardi. Se invece non ci vediamo, ci vediamo domani, cioè ci vediamo nel prossimo video. Questo video sarà online domani, che quindi è domenica, quindi voi lo state guardando adesso che è domenica. Vi mando un bacio, ma noi ci vediamo lunedì, ovviamente. Bye.